Intanto volevo ringraziare personalmente i rappresentanti della segreteria dell'assessore all'ambiente, e quindi ringraziare, è come se fosse presente l'assessore all'ambiente regionale delle Frigeri, e questo è importante perché chiaramente chiude il cerchio rispetto e che rende veramente il problema fino a se stesso, senza ragionamenti di contrapposizioni varie. E se vogliono fare un saluto da parte dell'assessore o anche se la vuole intervenire diversamente, perché non vorrei mancare di rispetto, perfetto, quindi vorrei, allora darei subito inizio ai lavori e chiamerei il rappresentante dell'ARPA per illustrarci, per farci un attimo una panoramica di quello che è la situazione ad oggi. Buongiorno, sono Nicoletta Valle, dipendente della provincia di Latina, settore economia e ambiente. Cercherò di sintetizzare al massimo, puntualizzando i momenti importanti della storia del sito di Borgo Montello. Quindi praticamente è una ricostruzione storica, individuando le fasce temporali che hanno interessato il sito, che sono molto importanti perché si intersecano continuamente con l'evoluzione normativa. Partiamo in un momento dove siamo in assenza di qualsiasi norma che disciplini il come trattare, come gestire il rifiuto proveniente dalla comunità urbana, e non solo il rifiuto urbano come lo intendiamo oggi, perché partiamo in un momento dove le varie attività, le attività domestiche producevano rifiuti che fino a una certa epoca venivano considerate una risorsa perché non contenevano sostanze particolari, modificare la tipologia del rifiuto, e quindi i comuni si sono trovati a gestire questo materiale composto dai più variati elementi, di cui spesso non se ne conosceva neanche la pericolosità, e quindi hanno fatto delle scelte rispetto alle emergenze. Questa prima immagine proiettata è l'insieme, è una foto scattata nel 2009 ed è praticamente l'insieme dell'intero sito di Borgo Montello. Ve l'ho proposta per darvi un'idea del contesto, per poi andare a verificare quello che è successo nel tempo. Allora, la discarica di Borgo Montello nasce intorno agli anni 70 e viene interessato il sito nella parte cosiddetta denominata S0. Ci troviamo nei pressi, anzi sulla sponda del fiume Astuta. Quindi questa discarica fu attivata dal comune, ripeto, ci troviamo in un momento dove c'era solo il problema di allocare questo materiale. Tutti i comuni, perché poi abbiamo fatto dei censimenti in proposito, tutti i comuni avevano individuato delle aree più o meno direi comode più che idonee dove sversare i rifiuti del loro territorio. A Latina si verifica in questo terreno. Tutta questa parte qui è la superficie di S0. Nell'occasione dello scavo effettuato per la verifica delle anomalie magnetiche è stato trovato che una delle anomalie era determinato da un consistente muro di cemento armato interrato più o meno in queste zone, quindi dove vi era la stradina che arrivava sino a S0,
che serviva in pratica, era il punto di sversatoio, cioè i camion appoggiavano il ribaltabile e sversavano il rifiuto. Questo era il sistema. Siamo in assenza di qualsiasi norma, si gestivano queste attività più che altro su aspetti sanitari, ma riferiti agli operatori che eseguivano questa operazione. L'aspetto ambientale di fatto non veniva assolutamente valutato. Quindi non ci si è proiettati che cosa sarebbe successo una volta bancati e concentrati dei rifiuti in questo luogo. Si è capito dopo, ci arriveremo. Quindi questo qui è l'impianto S0. All'epoca, quindi fino agli anni 70, ovviamente non trovavamo questa sistemazione, qui c'erano dei vigneti. Arriviamo intorno nel 1982, settembre 1982, viene emanata la prima disciplina che riguarda esclusivamente i rifiuti, quindi dedicata al rifiuto, che ovviamente era una disciplina importante, ma ancora con delle importanti lacune sotto il punto di vista tecnico, perché rinviava ai decreti ministeriali che avrebbero definito le discipline tecniche e quindi le caratteristiche degli invasi. Ci troviamo in un momento in cui ancora si immaginava l'abbattimento in discarica del rifiuto e inizialmente non vi era un'indicazione nel decreto come procedere a questa operazione. Ovviamente i rifiuti, lo sappiamo tutti, si producono ogni giorno, quindi giornalmente comunque andava avanti, la chiamiamo noi in gergo, la coltivazione delle discariche, che consisteva in pratica bancamento di rifiuti, copertura con uno strato di terreno giornaliero, ma che aveva lo scopo più che altro di abbattere le emissioni odorigene. Poi non riusciva ad avere altri effetti. Si eseguivano derattizzazioni, disinfezioni su indicazioni degli organi sanitari. Nell'area questa proprietà, il comune cominciò a fare questa prima discarica avendo contratto un affitto, aveva preso in affitto quest'area da due signori, Chini e Proietti, che erano proprietari di tutto questo suolo ed erano dei vigneti, era tutta coltivata a vigneto. Tornando agli scavi di S0, un'altra anomalia magnetica era particolarmente determinata dalle strutture dell'ex vigneto metalliche che quando è stato dismesso il vigneto sono state buttate giù nella S0, quindi si era concentrata tutta questa materiale metallico. I due signori si associano, creano la società Prochi, che è proprietaria di tutta questa zona. Siamo ormai in prossimità della normativa, siamo nel 82-83, decidono di loro stessi chiedere un'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Questa autorizzazione, secondo il DPR 915-82, deve essere richiesta alla Regione. E questa prima autorizzazione la chiedono per 42 ettari, quindi una superficie estesa del territorio. Il DPR 915, e lo possono fare questa richiesta perché erano i gestori della discarica del comune, e il DPR dava l'opportunità alle discariche esistenti di chiedere l'autorizzazione entro 6 mesi, se non ricordo male, per poter continuare l'attività. Ovviamente intravedono un'attività imprenditoriale e quindi comincia la gestione Prochi.
ci sono dei contenziosi con il comune che resiste a questa situazione, però poi hanno avuto delle evoluzioni, ma non credo che sia il momento qui di interessarcene, se non ci perdiamo in sostanza. Per alcuni anni sul sito abbiamo il comune che continua a gestire la sua SZ, che ormai si era dissociata da Prodi, e Prodi che comincia la sua attività quindi in un sito sempre limitrofo ad S0, e quindi ora vediamo l'altra foto. Nell'area S1, che poi saranno chiamate, cioè la denominazione viene dopo, S1, S2, S3. Quindi praticamente S0 era qua giù, ci troviamo, cominciamo con S1. Siamo ancora in un momento dove non ci abbiamo norme tecniche di riferimento, quindi rifiuto non è solo rifiuto urbano come quello che intendiamo oggi. Prochi riceve rifiuti da altri comuni, ma soprattutto rifiuti di attività presenti nel territorio provinciale probabilmente, o forse altro. Quindi questo rifiuto che troviamo nella S1 probabilmente è di una eterogeneità tale che poi ci spiega i problemi che abbiamo rilevato nei decenni successivi. Qui siamo negli anni 80. S1, c'è cioè S2, quindi l'altro terreno, venivano fatti degli scavi e quindi poi riempiti e rialzati fino a un certo livello, ma non granché, perché poi la stabilità delle sponde. Queste immagini che vediamo è con le più successivi trasformazioni, poi le riprendi con le successive trasformazioni. Quindi poi abbiamo S1 e S2, che praticamente solo S2 comincia ad avere una gestione che si può cominciare a chiamare gestione. Però abbiamo questi invasi che sono sprovvisti di impermeabilizzazione, sono sprovvisti di impianti di captazione sia del percolato che del biogas. Perché avevamo ben imparato attraverso l'evoluzione di S0 che i rifiuti, una volta appalcati, generavano biogas, gas che poi spesso causavano degli incendi spontanei, perché ovviamente la temperatura della fermentazione era tale che andavano in incendio, e il percolato, che era quello che le acque piovane dilavavano passando il corpo di rifiuti, e in quel caso se lo portavano lungo i fiumi. Quindi qui su S1 e S2 ci troviamo in questa situazione abbastanza complessa. Al momento in cui comincia l'autorizzazione S3 invece ci troviamo già in presenza della normativa. Era entrata in vigore la delibera del Comitato Interministeriale del 1984, è entrata in vigore la classificazione dei rifiuti, quindi rifiuti urbani, rifiuti assimilabili, rifiuti speciali, e lì poi c'era speciali tossici nocivi, così si chiamavano. E quindi S3 viene realizzata con l'impermeabilizzazione, le reti di drenaggio e quant'altro. Nel frattempo però, e quindi diciamo siamo in un diverso grado di sicurezza. Tutta questa attività abbiamo detto che è Prodi, fino al 90 intorno più o meno, che viene questa attività ceduta a un'altra società, la società Guastella Impianti. Società Guastella Impianti che quindi prende in carico queste discariche, esercisce S3. Arriviamo alla copertura di S3. S1 e S2 che ovviamente producevano i percolati, eccetera, perché
Di fatto questi materiali liquidi che si producevano venivano, la logica che era adottata era quella di ribagnare il corpo rifiuti tendendo alla mineralizzazione delle sostanze presenti, ma ovviamente non percolava una concentrazione tale che ovvio non lo so quanti anni ci sarebbero voluti, però questo era il livello di conoscenza in quell'epoca. Completata S3 c'è una nuova trasformazione societaria, il sito viene una parte acquistato da Ecomont, quindi trasferito ad Ecomont che gestisce le discariche in post mortem, quindi esaurite, qua non si abbancavano più i rifiuti. E poi abbiamo la società Indeco che interviene sul nuovo invaso S4, che ora vedremo dove è collocato, e nel frattempo c'è stata nel 90, perché sono accadute paralleli, la realizzazione della famosa discarica V2. Discarica V2, abbiamo detto che siamo 90-91 più o meno. Questa Guastella poi diventa Ecotecnia. Questo era un impianto particolare che fu realizzato non per rifiuti solidi urbani, ma per accogliere rifiuti speciali non tossici nocivi. Non ci fu molta chiarezza nel determinare cosa poteva andare in questa discarica, tant'è che realizzata tra l'altro con tecniche di particolare impermeabilizzazione, perché la delibera dell'84 lo prevedeva, e attivata, nacquero delle vicende di non conformità rispetto all'atto autorizzativo e si generò un grande contenzioso con anche procedure penali che hanno portato a una, sarebbe questa qui, questa che è questa piccola avvallamento, che poi hanno portato alla sospensione, alla sigillatura di ciò che vi era messo in questa discarica e alla sospensione per diversi anni di qualsiasi attività intorno a questa linea. Poi vediamo che cosa succederà. Quindi stiamo nel frattempo, ecco, torniamo su S1, S2, S3, intorno agli anni tra il 95 e il 97 accade che la Ecomont fallisce, il fallimento ancora era solo Ecomont, la Ecomont fallisce e non gestisce più le discariche S1, S2 ed S3. Quindi cosa accade? Che il percolato continua a prodursi. E si creano dei sversamenti dalle pareti, quindi dalle vaschette che contenevano questi percolati, si comincia a sversare il percolato che va a interessare queste zone qui, che poi sono le zone di indagine ancora attuali. E vi ricordo, S1 e S2 sono interessati dai rifiuti molto diversificati. Interviene insomma urgenza l'amministrazione pubblica, provincia controlli, provincia, comune, ASL, ARPA, Regione Lazio, interviene economicamente per la sommergenza e la messa in sicurezza del sistema, quindi vengono svuotate queste vasche, vengono portato via il percolato, viene smaltito come rifiuto liquido, vengono quindi mantenute libere per contenere i percolati che nel tempo si sarebbero formati. Questa area viene acquisita in affitto nella disponibilità della Capitolina, che è una società quindi che rileva dal fallimento quest'area, e poi affittata la stessa alla società Ecoambiente. Nel contempo, considerata quello che era accaduto in questi anni, quindi degli sversamenti che si erano avuti,
La società Ecoambiente presenta un progetto di bonifica che prevede la cinturazione di tutto il bacino S1, S2, S3 con un polder, quindi un sistema in profondità impermeabile, in modo tale per contenere la massa dei rifiuti in terra e contenere gli stessi limiti. Lo progetto prevede altresì la realizzazione di punti di aspirazione sia del percolato, quindi si entra nella massa dei rifiuti per aspirare percolato e biogas, praticamente per rendere il più possibile innocuo questi rifiuti che non erano contenuti da sistemi protettivi. Il progetto, siamo nel 98, passa in Regione Lazio che ne autorizza la realizzazione della bonifica associata alla creazione di nuove volumetrie di abbancamento. Cioè immaginate che il rifiuto era più o meno a livello di campagna, diciamo, rispetto alle discariche, non a livello di campagna della strada. E la regione avrà questo progetto dove si prevede la cinturazione, la creazione eccetera per poter abbancare altri rifiuti su S1, S2, S3. Viene prescritta la separazione fisica della vecchia massa dei rifiuti con quella che sarà poi la nuova massa dei rifiuti e ci troviamo tra il 2001 e il 2002, perché poi ci ha avuto diverse fasi di realizzazione. E quindi viene impermeabilizzata la superficie di S1, S2, S3, recuperati dei volumi che si sarebbero creati degli avvallamenti e quindi si realizza il polvere. Intorno al 2001-2002 parte la successiva fase di abbancamento sull'area sommitale di S1 e S2. Associata a questa partenza ci troviamo nel 2002, è entrato in vigore rispetto al DPR 915-82, è entrato in vigore la prima legge regionale dell'86, la 50, entra in vigore con delibera del Consiglio regionale, il primo piano regionale rifiuti 277 nel 86, che ovviamente prevede di realizzare degli impianti per bacini ottimali, si chiamavano bacini, però nel frattempo accompagna lo smaltimento dei rifiuti che sarebbero prodotti da lì alla realizzazione del piano regionale. E siamo 87. Nel 97 c'è tutta l'attività di produzione dei piani provinciali, la lascerei all'area tutta questa parte se noi ci perdiamo. Nel 97 abbiamo il decreto Ronchi, che è un recepimento della nuova direttiva comunitaria e quindi aggiunge degli elementi di ulteriore protezione ambientale a quelle che erano i precedenti schemi del DPR 915 e quindi si aggiungono prescrizioni alle discariche di esercizio per consentirne l'ulteriore esercizio. Il decreto Ronchi prevede anche una disciplina per la bonifica dei siti inquinati e qui comincia il nostro viaggio in questa disciplina. Infatti il primo progetto di questo progetto di bonifica Polder è quello che vi ho descritto, viene rilasciato, viene approvato in vigenza del decreto Ronchi, quindi nel 98, ma mancavano le norme tecniche. Le norme tecniche escono solo nel 99. Vi dico questi fatti per dirvi come le cose poi cambiavano con una certa velocità rispetto a quello che erano lo stato dei luoghi. Comunque, prima dell'esercizio dell'attività di abbancamento dei rifiuti, ARPA, Comune e Provincia chiedono, precorrendo i tempi, perché
perché poi vedremo, perché chiedono che tutto il sito sia munito di un sistema di monitoraggio della falda profonda. E quindi viene coinvolto ovviamente ARPE, quale soggetto tecnico operativo per questa attività, e si realizza questo monitoraggio, ma in particolare descriverà il dottor Chiarucci. Questo, faccio presente che questo piano di monitoraggio precorre quello che poi è stato imposto col decreto legislativo 36 del 2003. Questo nasce dalla necessità di dover verificare l'efficacia del sistema di messa in sicurezza del sistema S1, S2, S3, che già il decreto Ronchi prevedeva che completate le opere, fatta l'osservazione e monitorata, bisognava arrivare a qualificare l'efficacia dell'intervento eseguito. Quindi noi ci siamo procurati questo strumento che era il monitoraggio. Quindi S1, S2, S3 parte il monitoraggio, siamo intorno al 2004-2005, nel frattempo, ripeto, era entrato in vigore il decreto ministeriale del 99, quindi altre norme che davano delle norme tecniche sulla bonifica dei siti inquinati. Nel 2005 si rileva il superamento dei limiti previsti dal decreto ministeriale per le acque profonde e si apre su tutto il sito di Borgo Montello una procedura di bonifica che include non solo S1, S2, S3, ma si allarga a tutto il comprensorio. Superato questo momento, vediamo che succede. No. Sull'altro versante. Allora, questo qui è il corpo S1, S2, S3. Questa è la strada dove erano presenti i pozzi, dove abbiamo trovato l'inquinamento. Quest'altro qui è l'insieme di invasi, più o meno oggi, ripeto, questa è una foto del 2009, gestiti dall'Indeco. Ritorno all'S4. Ecco, quando Indeco acquista questi terreni, ci abbiamo in corso l'autorizzazione dell'invaso, o appena rilasciato, verrà rilasciato lì a poco, dell'invaso S4. Qui ci troviamo in piena vigenza della direttiva tecnica, quindi a S4 seguirà poi S5, che è qui giù, S6, che è il raccordo tra, immaginate, queste discariche nascono come formando delle collinette, finita la collinetta S5, la collinetta S4, è stato realizzato il raccordo tra le due collinette, quindi diventa un altipiano, ecco. E abbiamo poi quindi S6, poi andiamo su S7, che è praticamente la vecchia B2, che conclusesi tutte le procedure di tipo penale, amministrativo, giudiziario, di ogni elemento, valutata la qualità del rifiuto, tra l'altro ai sensi della normativa che è la vigente, perché nel frattempo è entrato in vigore anche il decreto legislativo 184/2006, viene ritenuto l'invaso idoneo previa isolamento di quello che era stato l'accantonamento di rifiuti precedenti, l'abbancamento precedente, e viene utilizzato per i rifiuti solidi urbani. Da che entra in vigore la delibera dell'84, che ha avuto poi, diciamo, dall'86, tenete conto che vale la classificazione dei rifiuti, che è molto vicina a quella di oggi, e quindi quando parliamo di rifiuti urbani sono escluse rifiuti pericolosi, oggi chiamati pericolosi non pericolosi, una volta tossici nocivi, però è un regime molto molto diverso. Scusi, quindi le non conformità erano superate dalla rifiuti? Sì, certo, sì. Sono
Del resto questo invaso era lì presente e veniva ulteriormente... Lei ne ricorda qual era una non conformità dell'epoca? Guardi, la non conformità era soprattutto probabilmente anche nel determinate dalla poca chiarezza di come era stata rilasciata l'autorizzazione. Cioè si parlava di rifiuti speciali non tossici nocivi, perché all'epoca si chiamavano così, inerti. Invece lì c'era un'esclusione di sostanze organiche, insomma onestamente era un pochino, era un po' ambiguo come era definita. Nella interpretazione più restrittiva non ci potevano andare altro che rifiuti inerti, vuol dire che non ci stanno sostanze organiche. Non c'è una sostanza organica che è inerte. E furono fatte analisi, furono, insomma, ci stanno dei carteggi. Quello che io vi sto raccontando, io in ufficio ho un armadio grande quanto quella parete, ecco, per darvi un'idea. Quindi non era sulla struttura? No. La struttura, ahimè, io l'ho vista costruire, era un doppio strato di bentonite e doppio strato di HPDE, quindi di manto. Quindi il problema era quello che era stato bancato all'interno e che però lì ci sono poi tutti gli atti processuali, molto, è stata dibattuta molto in profondità la vicenda. E quindi è stata quindi utilizzata la famosa B2. Troviamo poi S8, che è il nuovo invaso, e qui siamo al cavallo 2008-2009 in Deco, ed è attualmente utilizzato. Faccio una precisazione: abbiamo detto che i problemi principali li davano il biogas e i percolati. Oggi cosa succede? I percolati vengono, ovviamente avendo tutti gli invasi, i sistemi di estrazione del percolato fatti ad hoc con qualcuno, se ne avrà voglia venire in ufficio, facciamo dei progetti, non c'è problema. E impianti di captazione del biogas che viene inviato a motori, quindi a sistemi di generazione, quindi viene reso possibile bruciare questo biogas e prodotta energia. Qualora ci sono problemi, il biogas non si libera in atmosfera e quindi in via emergenziale ci sono le torce che bruciamo. Questo ha fatto sì che si sono notevolmente prima evitati di mettere in atmosfera questi gas metanigeni comunque, secondo quello di produrre energia e abbattere gli odori che determinava il residuo nella sua complessità. Tutte le acque, gli invasi completati sono tutti sigillati, capping poi con materiale vegetale sopra per poter, vedete, comincia a vedersi l'erba, la crescita dell'erba sopra le sponde, le sommità. Questi punti che vedete sono i pozzi di estrazione di cui parliamo, i pozzetti. Il percolato viene smaltito presso impianti terzi, quindi trasportato e smaltito in impianti terzi. Le acque meteoriche sono tutte gestite in modo tale che non si contaminano all'interno del sistema. E questo è questa è un po' la storia in sintesi del sito. A questo si aggiunge, per essere completi, se torniamo, ecco qui, questo ultimo invaso dove vedete nuova ecoambiente, che è l'invaso in esercizio, anche questo 2008-2009, di ecoambiente. Questo è un pochino l'insieme della storia dell'area di Torino.